E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Gio Francesco. Questo è un video veloce, un unboxing veloce, perché su Amazon ho acquistato questo bellissimo proiettore. Allora raga, è da un po' che non faccio tanti video, questi unboxing famosi, ma non è un aggiornamento della postazione, è solo che questo progetto nasce da un giorno di vacanza di Halloween, che mentre siamo ritornati a casa io, Red Demon, un altro amico nostro, Red Demon si era messo a giocare a COD e l'altro amico e io stavamo così, poi abbiamo acceso le casse, questo amico ha parlato al microfono, poi ha voluto fare karaoke e alla fine poi mi è venuto questo progetto dopo molto tempo. L'ultimo sabato abbiamo fatto questo karaoke con collegando una piccola televisione al computer e ora sono inventato questo progetto. Passiamo all'unboxing. Allora, eccoci qui. Intanto qui troviamo un cavo HDMI già incluso e una lente. Adesso apriamo questa scatola e vediamo le periferiche, vediamo cosa c'è dentro. Allora raga, questo è il proiettore, poi questo è il telecomando, poi le pile incluse del telecomando e infine la spina per attaccare alla corrente questo proiettore. Allora, eccoci qui ragazzi, iniziamo con l'unboxing di questo proiettore. Iniziamo da lui. Ed ecco qui il nostro proiettore. Allora, qui si intravedono i tastini, proiettore della Asnish, pagato, già cascata la lente, pagato poco su Amazon, infatti qua si dovrebbe intravedere il cosetto per proiettare, dopo che figata che si vede tutto, qui c'è la lente di rendimento, di qualità e poi qui si accende, poi l'accendo qua, la provo qua, poi questo è il telecomando. Eccolo qui. Allora, qui. Allora, aspettate un attimo. Qui c'è il tasto di accensione. Questo è per il muto. Questo ok. E qui ci sono le freccette direzionali. E poi qui c'è il menu, ritorno indietro, source e i tasti del volume. Poi, tanto questa scena sarà senza tagli, se riesco ad aprirle. Vabbè, qui ci sono le pile. Questa è la spina. Eccola qui, che sembra proprio che è di un caricatore di un PC che ha Windows 10 o 11, che quest'anno è uscito. Poi infine qui c'è la lente. Eccola qui. E infine il cavo HDMI integrato. Eccolo qui ragazzi. Allora, intanto questo è un bel proiettore, il proiettore della Asnish con la lente all'interno, non si sa cosa c'è dentro. Vediamo se accendiamo il flash, cioè vediamo qualcosa. Allora, vediamo. Qua sembra di intravedere lo schermetto con cui sarà proiettato poi. Eccolo, dovrebbe stare. Qui c'è lo schermetto. Ho messo il flash così vedete tutto. Apri qualità. Ok. Allora, questo è il marchio. Questo lo puoi attaccare a un treppiedi e questo qui che non sa cosa serva. Lo apri ed esce qualcosa. Tipo, forse regoli. No, che cos'è questa cosa? Vabbè, chiudiamo. Qui ci puoi mettere le casse, AV, scheda fino a 32 GB, 2 HDMI, USB, alimentatore, DVI, VGA, questa cosa. Poi qua ci sono i tastini integrati, ritorna, righe, ok eccetera eccetera, accensione è questo. Poi abbiamo questo, poi c'è questo, il telecomandino, HDMI e l'alimentatore e le pile integrate per il telecomando. Allora, che dirvi ragazzi? Sono contento di avere questo proiettore perché dalla scatola sembrava più grande, ma in realtà è così. Intanto lo richiudiamo per sicurezza, per evitare altri danni, che non so neanche se si chiude in maniera perfetta. Beh, direi che sono contento di aver fatto questo acquisto. E intanto avete visto che questo video è stato proprio editato perfettamente, vabbè, con la fotocamera normale, con tutti questi tagli, però vabbè. Vabbè,
Questo è un unboxing velocissimo, le cose ve le ho già fatte vedere. Che dire, intanto non so se ho detto molte volte ragazzi, perché me l'hanno segnalato pure i miei amici, vabbè. Comunque, che dire ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video, sperando che domani sia libero, perché probabilmente, raga, in una live avevo scritto che in un video di mio cugino Alex Maverick, che avevo scritto che farò una live sul nuovo gioco, appunto, ho preso ispirazione da questo mio amico, un ristorante. Però prima, l'ultima live su Road Truck Simulator, sicuramente vi siete già rotti le boop. E quindi, spero che questo video sia piaciuto, mi raccomando, seguitemi su Instagram, voglio tanti follower, tanti iscritti, che Alex Maverick sta andando proprio avanti con gli iscritti, e io, a carissimo amico. E niente, mettete tanti like, commentate se volete un ritorno con me, Alex Maverick, per questo canale abbiamo fatto, appunto, che facevamo i video insieme. Poi Alex Maverick non può venire tutti i giorni, quindi mi tocca farli da solo i video. E quindi Alex Maverick mi ha dato l'account per fare i video da solo. E niente, vabbè. Mo ci salutiamo perché ho già parlato troppo. E niente, buona visione. E intanto proprio il proiettore mentre state guardando questo video. Ciao.